Non bisogna temere il demonio, ma occorre naturalmente proteggersi dalla sua azione con la vita cristiana e la frequenza ai sacramenti. Una cosa che deve essere a noi particolarmente chiara è che Satana non agisce senza il permesso di Dio, quindi dobbiamo confidare in Dio sicuramente. Un'altra cosa da sottolineare è che Gesù Cristo, anche se ha sconfitto il diavolo e i demoni con la sua passione, morte e risurrezione, non l'ha comunque distrutto il diavolo o i demoni, meglio, perché non ha eliminato le sue creature in maniera definitiva. E quindi talvolta permette al demonio di agire per in qualche modo farci riflettere sulla nostra salvezza eterna. Un'altra cosa ancora in premessa da dire è che nel cattolicesimo dire che il bene e il male sono sullo stesso piano è una eresia, perché Dio è eterno, mentre il male, il diavolo, i demoni sono secondari e sono anche temporali, perché, come voi sapete, non esistono dall'eternità. Quindi solo Dio è onnipotente ed è creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, come diciamo nel credo, no? Non certo il diavolo. E poi un'altra cosa ancora da dire in premessa, che gli angeli sono delle creature spirituali, sostanze immateriali, cioè sono forme pure senza materia, suddivise in gerarchie secondo la loro missione. E questo è importante. Quando quindi sono apparsi gli angeli, o appare in qualche modo il demonio, essendo delle forme pure senza materia, si fanno vedere degli esseri umani sotto forma di figure o di persone umane o di animali che all'occhio umano possono essere, diciamo, decifrabili e conosciute, diciamo, riconosciute. Altrimenti non avremmo la possibilità di vederli e di, insomma, avvertirne la presenza quando Dio permette questo. Un'altra cosa ancora da dire in premessa è che ad ogni persona concepita Dio assegna un angelo custode, quindi un angelo che ci seguirà in tutta la nostra vita per assisterci, per difenderci, per accompagnarci verso la nostra destinazione eterna, che è il paradiso. E gli angeli custodi, ma tutti gli angeli, non avendo vincoli di corpo, non avendo limiti, diciamo, legati al mangiare, al dormire, eccetera, sono sempre accanto a noi, giorno e notte, e vegliano e ci custodiscono in ogni momento. Quindi, anche la notte, quando, diciamo, le nostre difese sono, diciamo, limitate, lui ci continua a proteggere. Per questo io consiglio di pregare prima di andare a dormire gli angeli, per affidarci a loro nel sonno notturno, che un momento particolare dove in alcune situazioni il diavolo può, diciamo, agitarci, disturbarci, eccetera. Come sappiamo, naturalmente, io fino ad ora mi sono riferito agli angeli buoni, ma alcuni angeli si sono ribellati a Dio, rifiutando di ubbidirgli, di adorarlo e di sottomettersi a lui e di sottomettersi all'incarnazione di Dio, come sappiamo, Gesù Cristo. E quindi questi angeli ribelli sono diventati demoni, diavoli, e ora vedremo che cosa vogliono dire queste parole, capeggiati da Satana, e essi quindi agiscono per distruggere l'uomo e tutta la creazione di Dio, e per, diciamo, fare di tutto per allontanare quanta più gente possibile da Dio. Io, per quanto riguarda la posizione teologica sul peccato che ha fatto scaturire, diciamo, la ribellione angelica, sono naturalmente con Tommaso d'Aquino, essendo un tomista più che convinto. Quindi il peccato dei demoni fu quello di superbia, come ci insegna nella Summa Teologica. Quindi, e
nonostante si siano ribellati a Dio e siano stati scacciati via dal paradiso, gli angeli ribelli purtroppo continuano a conservare i requisiti della loro natura angelica, quindi hanno una natura personale, hanno un pensiero proprio e hanno una loro finalità, una loro intenzione, no? E sono delle creature intelligenti, delle entità intelligenti, cioè nel senso che hanno la facoltà intellettiva, no? Che sono intelligenti come comune termine, perché sono stati stupidi a mettersi contro Dio, ma hanno una natura intelligente e hanno doti comunicative sicuramente superiori a noi esseri umani, ma utilizzano tutto questo per scopi distruttivi, pericolosi, e cercano di deviarci sempre più da Dio. E naturalmente loro agiscono su di noi cercando di condizionarci nei desideri, nelle attrazioni, nei sentimenti, nelle emozioni, in tutto quello che possono agire, agiscono. A me piace moltissimo una definizione che a suo tempo aveva dato Paolo VI nel 1972, quando fece una serie di catechesi. Durante un'udienza generale parlò del demonio e lo definì con una definizione che secondo me è eccellente dal punto di vista teologico. Il diavolo è una efficienza, è un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Una terribile realtà misteriosa e paurosa, diceva Paolo VI, cito a memoria, ma non mi ricordo tutta la definizione, però mi ha colpito moltissimo questa definizione. E poi un'altra cosa che mi colpiva tantissimo di questa definizione è quando a un certo punto Paolo VI diceva: chi non riconosce il diavolo, l'esistenza del diavolo, dei demoni, esce fuori dalla Bibbia, dal quadro dell'insegnamento biblico e anche dal quadro dell'insegnamento della tradizione della Chiesa. Quindi possiamo tranquillamente dire che chi non, e ce ne sono tanti, chi non riconosce l'esistenza del diavolo è eretico, questo senza ombra di dubbio. E cosa possiamo dire ancora in premessa prima di toccare altri punti? Beh, sicuramente il discorso delle gerarchie angeliche. Mi ricordo di aver letto, diciamo, mi è rimasto impresso, l'ho trovato veramente in pochissimi testi, un pensiero di un esorcista francese che tra l'altro è morto nell'86, 6, 5, 6, comunque un bel po' di anni fa, Mathieu Girard, che diceva che in tutti i 9 cori angelici ci sono state delle ribellioni contro Dio, quindi ci sono anche de delle gerarchie tra i demoni, no? Come ci sono delle gerarchie tra i cori angelici, così ci sono anche tra i demoni. Sicuramente il capo è Satana. E a questo proposito, qualche esorcista dice che negli esorcismi ha potuto notare che Lucifero, il nome che l'angelo aveva davanti a Dio prima della caduta, e Satana sono la stessa cosa. Altri esorcisti invece, tipo Padre Gabriele Amort, hanno notato, non so attraverso quali riflessioni, quali parole dette, eccetera, che sono due angeli, due demoni, in questo caso, diavoli diversi. Io sinceramente, forse l'unica cosa che non condivido del pensiero di Padre Amort, perché poi Gabriele Amort per me è stato un maestro dai suoi libri, insomma uno scambio epistolare che abbiamo avuto, eccetera. Comunque io condivido quello che dicono gli altri esorcisti, cioè secondo me Lucifero e Satana sono due realtà uguali. Lucifero era il nome prima della caduta, Satana dopo, Satana che in ebraico vuol dire accusatore, tentatore. Poi altri termini sono usati per indicare il demonio, per esempio, sapete meglio di me, no? Il diavolo, che in greco diaballo vuol dire colui che separa, separatore, divisore. Poi c'è il termine di origine latina demonio, che indica una potenza distruttiva. Poi, non so, c'è il termine maligno, no? Che viene usato spesso, come anche altri termini, spirito immondo o impuro. Poi quella famosa definizione di serpente, il serpente antico, no? Quello astuto, per indicare l'astuzia del demonio. A volte nella Bibbia
Si utilizza il termine leone, come fa San Pietro, per esempio, nella sua prima lettera, quando vuole evidenziarne la forza. Poi il drago, altro termine che si usa per il demonio, per indicarne la potenza, come fa l'Apocalisse, per esempio, oppure l'accusatore, altro termine sinonimo di Satana, no? Poi la bestia, come indicato sempre nel libro Apocalisse, oppure, come dice sempre San Giovanni, sia nel Vangelo che nell'Apocalisse, il principe di questo mondo, no? Quindi i termini sono tanti, oppure anche angelo di luce, no? Non a caso Lucifero in latino vuol dire portatore di luce. Comunque, una cosa secondo me importante da ricordare è che nell'Antico Testamento, per evitare che gli ebrei cadessero diciamo, nel politeismo, nella superstizione, eccetera, eccetera, si parla pochissimo del demonio, mentre se ne parla tantissimo nel Nuovo Testamento. E a me è particolarmente cara la frase che dice San Giovanni nella sua prima lettera. 1 Giovanni 3,8, che tra l'altro è stato un titolo di una delle mie tre tesi. Giovanni dice che Gesù Cristo è apparso nel mondo per distruggere le opere del diavolo, no? Quindi sintetizza così la missione di Gesù Cristo. E secondo me è veramente così. Una delle cose più importanti che Gesù Cristo ha fatto è quello di aver distrutto il potere delle tenebre. Purtroppo oggi molti, anche all'interno della Chiesa, eliminano questo aspetto. C'era Padre Gabriele Amort che diceva: se voi strappate dai Vangeli i passi, gli episodi che raccontano la liberazione del demonio compiuta da Gesù Cristo, praticamente avremo un Vangelo dimezzato o più che dimezzato, no? Ed è vero. Allora, una cosa importante è sicuramente il battesimo. Attraverso il battesimo, come sappiamo, no, la teologia ce lo insegna, noi siamo innestati in Gesù Cristo e abbiamo la facoltà di combattere e vincere il demonio. Non a caso durante il battesimo c'è un esorcismo, no? Questo dovrebbe farci riflettere perché peccare dopo il battesimo significa purtroppo riconsegnarsi nelle mani del demonio. E quindi quando capiamo di essere caduti nel peccato mortale, dobbiamo cercare di ricorrere alla confessione quanto prima, perché in questo modo il nostro amore verso Dio ritorna perfetto, libero dal peso, dalla zavorra del peccato, e quindi siamo anche in grado di lottare efficacemente contro il diavolo, no? E proteggerci meglio dalle sue insidie. Che cosa si può aggiungere al battesimo? La vita cristiana vissuta come si deve. Perché una vita autentica cristiana rafforzata dai sacramenti è sicuramente un buonissimo punto di partenza per evitare che il diavolo possa attaccarci sia con diciamo, la sua azione ordinaria, sia la tentazione, sia attraverso la sua azione straordinaria. E quindi una vita cristiana vera che segue il Decalogo, i 10 comandamenti, e che segue tutto ciò che la Chiesa insegna e che segue, diciamo, la vita sacramentale, sicuramente fortifica in tutto e per tutto nella lotta contro il demonio. E poi, anche se a volte dovesse accadere che Dio permetta la tentazione diabolica, ne usciremo comunque fortificati, come, non so, esempio biblico famoso di Giobbe, no? Veramente viene massacrato in tutto e per tutto, però alla fine quella fedeltà di Giobbe gli viene riconosciuta come merito da Dio. Allora, un'altra cosa ancora, sempre in premessa, è quella di non dialogare mai con il demonio. Non bisogna mai stuzzicarlo, diciamo, con curiosità intellettuale, con sfide spirituali. E peggio ancora, diciamo, ricorrendo a maghi, oroscopi, cartomanti e roba simile, perché sono i canali attraverso i quali per tempo l'intervento della Chiesa attraverso gli esorcisti o anche di persone che pregano, eccetera, è più efficace naturalmente rispetto a situazioni in cui il demonio ha messo le sue radici, no? Se passa tanto tempo da un intervento diabolico su una persona che può essere esterno o interno alla persona, quindi un attacco esterno
può essere l'infestazione diabolica dei luoghi o delle cose. Un attacco esterno può essere la vessazione, quando, per esempio, non so, il caso famoso, Padre Pio veniva picchiato, vessato all'esterno del suo corpo. Un altro attacco invece interno è la ossessione, i pensieri diabolici nella mente che spingono al suicidio, che spingono all'omicidio, che spingono al farsi del male o al fare del male in genere, che spingono alla depressione, che spingono all'ansia, che sono tutti attacchi diabolici questi, più o meno ossessivi, diciamo. E poi c'è naturalmente quello più noto anche grazie al cinema, che è la possessione diabolica, che in realtà non è come nel cinema, nei casi di possessione, perché non c'è tutta questa spettacolarità, diciamo, salvo casi eccezionali. E poi ci sono livelli diversi di possessione, primo grado, secondo grado, terzo grado, e ci sono anche manifestazioni durante la possessione molto particolari e che, diciamo, nei film non sono state ben descritte, se non alcune per spettacolarizzare la cosa, ma in realtà è tutto molto diverso. Magari poi chiedetemi qualcosa, o il diavolo meglio, durante l'esorcismo avverte la presenza della Madonna e soffre, no? E addirittura ci sono anche tanti santi che intervengono durante gli esorcismi. Io ho sentito, ho letto di testimonianze di esorcisti, e ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, l'ho letta recentemente, perché non appaiono solo i santi durante l'esorcismo, non intervengono, perché non è che appaiono, non intervengono durante i santi, durante l'esorcismo solo i santi, ma mi ha colpito moltissimo leggere di un esorcismo dove pregava per il posseduto durante l'esorcismo niente di meno che Paolo Borsellino, il giudice ucciso dalla mafia, cattolico tra l'altro, molto. E il diavolo si lamentava dicendo: questo qua sta pregando per la liberazione di questa persona, questo qua, quello là che è morto in quel modo, insomma. E poi ha capito l'esorcista di chi si trattava. Quindi, per dire, non è stato ancora beatificato dalla Chiesa, però. Quindi evidentemente in paradiso, perché non è che uno può intervenire durante un esorcismo se non è in paradiso. Ma ci sono tanti casi di tanti santi e sante che sono intervenuti durante gli esorcismi, tipo uno famosissimo, San Giuseppe, ma tanti altri, San Francesco, eccetera. E allora, una cosa importante, sempre in premessa, purtroppo vi devo dare solo degli spunti perché potremmo parlare ore e ore e ore, ma proprio non sto scherzando, ma proprio ore e ore, e non si finirebbe. Una differenza tra soprannaturale, preternaturale e umano. Allora, Dio agisce in maniera soprannaturale perché è onnipotente, onnisciente, onnipresente, e quindi esercita, diciamo, il suo dominio in assoluto su tutto. Noi esseri umani abbiamo invece doti naturali, cioè noi siamo assoggettati, come ben sappiamo, alle leggi fisiche della natura, e abbiamo dei bisogni fisici, eccetera. Mentre la natura angelica, sia quella buona degli angeli buoni, sia quella cattiva che ha conservato questi poteri, ha le caratteristiche della preternaturalità, cioè non sono poteri divini, soprannaturali, ma neanche poteri umani. Quindi il diavolo, per esempio, trascende le leggi della natura umana, ma non ha l'onnipotenza divina, la soprannaturalità. E per questo motivo il diavolo può conoscere dei fatti occulti, lontani, può far fare materializzazione di oggetti, scusate. Può apprendere le scienze in maniera istantanea, praticamente. Faccio un esempio per capirci. E per questo motivo, ecco, prima di fare l'esempio, per questo motivo a volte inganna, operando dei prodigi che poi non sono né miracoli, perché Dio non fa miracoli, ma fa solo dei prodigi che scimmiottano Dio e che non sono come i miracoli invece perpetui, istantanei, e completi, no? Il miracolo è divino quando si verifica in maniera istantanea, completa, duratura, e quindi invece i prodigi diabolici sono di altro tipo.
Allora, quando il demonio interviene, a volte, no, no, a volte, sempre, inganna e a volte manifesta una conoscenza di cose che ci sorprendono. Allora, se il demonio dice qualcosa che deve accadere in futuro, non è che ha il potere di conoscere il futuro, è semplicemente una deduzione dei fatti umani che lo spingono a parlare di quello che accadrà. Allora faccio un esempio: se 3 giorni prima della bomba su Hiroshima e Nagasaki il diavolo durante l'esorcismo avesse detto fra 3 giorni scoppierà una bomba atomica, per esempio, non era una previsione del futuro, semplicemente aveva visto che lui, non avendo il peso del corpo, può circolare liberamente, no? Aveva visto tutta la preparazione negli Stati Uniti per il lancio della bomba atomica. Se io conosco una persona che organizza un qualcosa di criminale che farà fra, se uno per esempio in questo momento sta preparando un attentato in maniera seria contro Biden, faccio un esempio, e il diavolo oggi durante l'esorcismo dice fra 5 giorni Biden morirà e morirà, no, perché magari l'attentato va a buon fine, non è che il diavolo conosce il futuro, semplicemente vede l'organizzazione del male umano. Quindi questo è importante. Però c'è una cosa, c'è un limite. Non legge il pensiero il diavolo. Cioè non può leggere nella nostra coscienza se non è manifestata esternamente con un linguaggio non verbale. Cioè se noi lo manifestiamo con il linguaggio non verbale può capirlo. Se io dico, faccio un movimento della mano, un gesto, eccetera, per esprimere qualcosa, lui interpreta il segno. O peggio ancora se dico quello che penso con la voce, ma se non dico e non manifesto con un linguaggio non verbale non può capire, non può entrare nel pensiero. Poi un'altra cosa che mi preme sottolineare, che è una testimonianza che portano alcuni che vanno dai maghi, andando dai maghi alcuni riscontrano di avere degli effetti benefici, no? In realtà è semplicemente un transfert, cioè il mago, quello vero che ha contatti col demonio, sposta il male, il demonio, non il male, il demonio sposta il male da un organo a un altro, da una parte del corpo a un'altra parte, oppure non permette a un'attrezzatura medica di rilevare il male e quindi sembra che la persona sia guarita, oppure attenua le conseguenze esterne del male, fino a quando poi si ripresenterà la situazione peggio di prima, o comunque se ha spostato il male da un organo all'altro, ci saranno conseguenze su altri organi. Quindi, poi un'altra cosa che mi interessa sottolineare, questo lo dice anche San Tommaso d'Aquino, ma non solo, il fatto che anche gli angeli e anche i demoni possono compiere fenomeni atmosferici. Cioè, faccio un esempio, che diceva San Francesco di Sal, stava andando a Tonon, per celebrare la messa, accompagnato da un domestico, da un collaboratore della diocesi, lui che era vescovo, e ci fu una bufera terribile sulle Alpi che dovevano passare per andare in quelle località. E siccome non era ingenuo, diciamo, San Francesco di Sal capì che era una cosa diabolica, cominciò a fare un esorcismo e la tempesta si placò, per dire, no? Quindi il diavolo poi. No? Quindi crede, cioè, sa che esiste Dio, ma non ha una fede in Dio, cioè nel senso non pratica il culto a Dio o non dà amore a Dio. E poi un'altra cosa, il diavolo, i demoni non possono convertirsi. Qualche autore cristiano ha parlato di diavoli che alla fine dei tempi anche loro si convertiranno, è un'eresia, perché la decisione presa dagli angeli una volta presa è irreversibile in base alla loro natura che non è umana. Quindi quelli che dicono il diavolo alla fine si convertirà, il paradiso, anche le anime andranno tutte in paradiso, dicono un'eresia. Esiste il paradiso, esiste il purgatorio, esiste l'inferno, il paradiso e l'inferno rimarranno per sempre, mentre il purgatorio a un certo punto non ci sarà più quando tutte le anime, cioè, non ci sarà più, non è una realtà eterna il purgatorio, ma saranno eterne solo il paradiso e l'inferno.
quindi tutto il resto è eresia. Allora, sempre come cenni, perché quindi questo ci comporta a dire che, come diceva qualcuno, l'inferno non è vuoto, anzi, molte anime, e lo diceva la Madonna anche a Fatima, no? Molte anime vanno all'inferno, parecchie al purgatorio, poche direttamente in paradiso. Quindi per dire come siamo messi, altro che tutti salvi. Vabbè. Niente, un'altra cosa che possiamo dire, così sempre come flash, abbiamo detto che una cosa importante è il pensiero, non lo può leggere, non può conoscere il futuro, il demonio, quindi è inutile che ci ritorniamo. Non può fare miracoli, ma può fare dei prodigi che scimmiottano Dio per ingannarci, lo abbiamo detto pure questo perché è importante da sottolineare. E niente, direi che beh, è inutile ragionare sulla cosa stupida che fanno alcuni sul sesso del diavolo, essendo un essere spirituale non può avere un sesso, no? Quindi una stupidaggine, oppure sulle sembianze esteriori. Il diavolo può apparire in vario modo solo per farsi vedere dall'essere umano, ammesso in un concesso che appaia così frequentemente, diciamo. Allora, le armi contro il diavolo le vedremo nel prossimo audio.